mi chiamo Fabio Damora, sono un laureato in economia e commercio e l'idea di diventare tutor è maturata durante gli anni in cui ho svolto la pratica come tirocinante per diventare commercialista. In quel periodo mi resi conto che l'attività classica del commercialista era ed è ancora in via di evoluzione. Oggi non è più come una volta con la classica contabilità, occorre affiancare dei servizi. E decisi, tra i vari servizi, decisi di affiancare quello del microcredito. Devo dire che è stata una scelta vincente perché è partito come un'attività collegata, oggi è diventato il core business del mio studio, nel senso che io l'attività di commercialista l'ho totalmente eliminata e faccio solo il tutor del microcredito. Allora, il lavoro di tutor si svolge informando. La prima informazione che ho dovuto dare è stata agli stessi colleghi commercialisti, i quali molti erano disinformati su questo prodotto, non ne conoscevano nemmeno l'esistenza. Poi successivamente ho preso contatto con vari forum dei giovani e quindi sto in contatto molto con i giovani, con forum territoriali. Ho dato vita ad alcuni progetti, di cui uno in particolare è stato il microcredito comunale. È stato un progetto fatto nel 2020, dove alla presentazione del progetto venne anche il dottor Paolo Luzzi. E il microcredito comunale era un progetto dove il comune di Vimonte, parliamo un comune di circa 6.000 abitanti, per far sì che i residenti investano nel territorio comunale, dà un contributo in conto interessi. Il credito per un commercialista è fondamentale per due motivi: può dare sia servizi alla clientela, ma può dare l'opportunità di acquisire anche nuova clientela, collaborare molto con i forum dei giovani, dove arrivano le idee più belle e più motivanti, e allo stesso tempo creare squadra con gli istituti bancari convenzionali. È stato quello di un ragazzo che partecipava a degli incontri che organizzai con il forum dei giovani, il quale mi sollevò una sua problematica. Mi disse: dottor, io in verità sono 5 anni che lavoro in una pizzeria come pizzaiolo, però rispetto al lavoro che svolgo, rapportato alla retribuzione che il datore di lavoro mi dà, mi sento sottopagato. Io vorrei fare il salto di qualità e mettermi in proprio. Io cercai di fargli capire la differenza tra dipendente e essere datore di lavoro. Lui, con la massima semplicità e sicurezza della sua idea, mi disse: dottor, io non ho paura, io sono sicuro di quello che so fare, voglio andare avanti nella mia decisione. Una sera decisi di andarmi a mangiare una pizza dove lui lavorava e chiesi un tavolo nei pressi del forno dove stanno le pizze per vederlo anche all'opera. Da premettere un'ottima pizza, vidi un ragazzo che veramente era volenteroso, si impegnava, veloce anche nella preparazione. Il mattino seguente gli inviai un messaggio, dissi: appena vuoi passa in ufficio che possiamo avviare l'iter. Ecco, quando si vede che una persona è innamorata di un'idea, nemmeno un quarto d'ora già stava in ufficio. Venne, gli spiegai la procedura del microcredito, gli feci capire di nuovo le difficoltà, la differenza tra essere imprenditore e dipendente, ma molto ancora più sicuro di sé, disse: dottor, non mi spaventi, io vado avanti. Avviamo tutto l'iter. Dopo, nell'arco di 5 mesi, fu perfezionata la pratica di microcredito con l'erogazione della somma richiesta. E la soddisfazione è stata quella di far sì che questa persona, ecco, da sottopagato riuscisse a concretizzare il suo sogno. Ma è stato ancora più bello, dopo qualche mese, ma parlo 6-7 mesi dopo l'apertura, che andai a mangiare una pizza e mentre c'era il cameriere che stava prendendo la comanda, arrivò lui a salutarmi e lui disse vicino al cameriere: hai capito il signore qua chi è? E il cameriere disse: no, è quello che ti fa lavorare. Al che il cameriere disse: guarda, non mi dire niente, ma io non lo conosco, so che mi paghi tu. E giustamente il cameriere aveva ragione. E lui disse: quando io sono andato dal dottore, non avevo né la partita, avevo l'idea, ma non avevo né partita IVA né strumenti per poter aprire l'attività. E questa è stata una soddisfazione personale, ma è anche bello che non solo è nata l'attività, ma quell'attività ad oggi ha dato lavoro a 6 persone. Io dico sempre una cosa per scherzare: io le attività che contribuiscono all'apertura con microcredito li chiamo figli miei, e i dipendenti che vanno all'interno, anche se sono giovani, li definisco nipoti miei. In modo particolare con i giovani del forum, io dico a loro una cosa per far capire che per aprire un'attività di impresa è
fondamentale avere la conoscenza del mestiere se parliamo di un'attività artigianale e le competenze nella vendita se parliamo di un'attività che commercializza. E poi avere una particolare dote caratteriale, la chiamo essere sempre disponibili verso il cliente. E aggiungo una cosa che li rapporta alla loro età. Io dico sempre, voi dell'idea imprenditoriale dovete essere innamorati. Come quando nella vostra vita vi siete innamorati per la prima volta. Perché? Perché quando vi siete innamorati di una persona, anche se viene qualcun altro che vi vuole togliere da quel sogno, voi di quella persona la vedete con occhi diversi da chi magari la vede con altri occhi e quindi fate di tutto per portarla avanti. Quindi io dico, come vi siete innamorati nella prima volta nella vita di una persona, così vi dovete innamorare della vostra idea d'impresa.